Vi propongo un dialogo appunto stasera tra Freud e Dio, immaginato da Schmitt, questa entità massima che scende, si impossessa di un corpo, di un clochard, e va a parlare con il massimo dell'ateo, lo scienziato, proprio tutto d'un pezzo, Sigmund Freud, che non crede a Dio, assolutamente. Ha scritto anche dei trattati sulla non esistenza di Dio. Ora, per portarvi dentro, io leggerò quello che recitava Alessandro Haber con me, fantasticamente, Freud, poi cercherò di ricordare quello che ho fatto con lui e di essere questa grande entità. È stato un privilegio. Freud. Voi siete un impostore, un bravo impostore, ma dovete riconoscere di avere un maestro di impostura. E questo maestro è Dio in persona. E se fosse qui davanti a me questa sera, una sera in cui tutto il mondo piange e mia figlia è tra gli artigli della Gestapo, io vorrei dirgli: tu non esisti. Se tu sei onnipotente, allora sei malvagio. E se non sei malvagio, allora non sei onnipotente. Crudele o incapace, tu non sei un Dio all'altezza di Dio. No, non è affatto necessario che tu esista. Gli atomi, il caso, la fisica bastano e avanzano per spiegare un universo così ingiusto. Tu sei definitivamente solo un'ipotesi, è del tutto inutile. Ma se non lo sei, perché ti comporti così? Questo secolo sarà uno dei più maledetti che la Terra abbia mai sopportato! Lo chiameranno il secolo dell'uomo, ma sarà il secolo di ogni pestilenza! E all'origine di tutte queste pestilenze il virus è sempre lo stesso che ti impedisce di credere in me! La superbia! Mai la superbia umana si era spinta così lontano! Un tempo l'uomo si accontentava di sfidare Dio! Oggi no! Oggi vuole sostituirlo! C'è una parte divina nell'uomo ed è quello ormai che gli permette di negare il divino! E nella totale assenza di un Dio, voi fate ormai le vostre leggi, vero? Essere Dio al posto suo! Signori della natura! Signori della materia! Signori della vita! Signori del vostro corpo! Signori della morale! Al principio sarete felici di aver ucciso Dio, perché se più nulla è dovuto a lui, tutto ritornerà all'uomo! Al principio la vanità non riconoscerà neanche l'angoscia. Il sogno nasconderà l'incubo per un po'. Vi attribuirete ogni intelligenza. Mai la storia avrà visto persone più infelici e soddisfatte. Ma Freud, anche se tu questo non lo vedi ancora, il mondo intero si sarà deprivato della sua luce. Semplicemente di questo, della sua luce! E quando un ragazzo, in una sera di dubbi e paure come alla sua età, ce ne sono tante, chiederà a qualcuno come te: per favore, qual è il senso della vita? Nessuno saprà cosa rispondergli, nessuno! Questa sarà opera vostra, tua e degli altri come te. Ecco cosa avrete fatto tu e quelli come te. Avrete spiegato l'uomo con l'uomo e la vita con la vita. E che cosa resterà allora dell'uomo? Un pazzo dentro a una cella che gioca a scacchi con il suo inconscio e con la sua coscienza. Dopo di te, e definitivamente l'umanità sarà sola. Sola nella sua prigione, sola! Ah, certo,
Tu senti ancora l'ebbrezza del conquistatore, dello scopritore, del fondatore. Ma pensa agli altri, Freud, a quelli che nasceranno, che mondo gli avrai lasciato? L'uomo rivelato. Una convinzione ancora più stupida di tutte quelle che l'hanno preceduta! Alessio Boni, fatemi ringraziare Alessio, che è un amico, di essere Stefano, anche lui qua a ricominciare da Rai 3. Vieni, ti accompagno qua su questi bauli che non sono divani, ma che sono proprio il cuore del teatro, come sai. Parte bauli, tutto da qua, eh? Parte tutto dai viaggi, dalle tournée, dal trasportare scenografie, le cose, vestiti, scarpe, trucchi, vieni, parrucche. Prego. Di qua? Sì. Tu lo sai che questo è il primo... Cioè, è il primo spettacolo teatrale che ho visto, La gatta cenerente, da qua, a Sistina. Mai stato a teatro, 21 anni. Prima volta, là. Senti, Alessio, allora, io stasera tengo a dire che la tua presenza è importante. E la tua presenza è importante perché tu, nella storia, nel racconto di questa serata, non rappresenti soltanto un attore importante, riconosciuto, apprezzato, che gira i palcoscenici di tutta l'Italia, ma rappresenti anche un italiano, un cittadino, un uomo che è di Bergamo. Tu sei di Bergamo. Io sono di Bergamo, sì, sì, sì. I miei sono di Bergamo, i miei fratelli stanno ancora là, i miei zii. E Bergamo, parenti, durante la primavera del 2020 ha vissuto, prima di tante altre città italiane, ha vissuto un'esperienza terrificante. Abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini dei tir, no? Con le bare. Ah. Ci vuoi provare a raccontare che cosa è stato quel momento? Quello ha fatto il giro del mondo, quell'immagine. Pensa che il New York Times ha fatto un articolo su Bergamo, sulla città più contagiata in tutta Europa. E loro sono bravissimi. E c'erano quelle immagini fortissime. Allora, io ho vissuto veramente un lockdown, una primavera particolarissima, nel senso che per la prima volta è arrivato mio figlio, Lorenzo, il 22 marzo. Quindi, gioia immensa, in pieno lockdown. Io e la mia compagna Nina andiamo al Mangiagalli, stiamo là chiusi 3 giorni. Torniamo a casa e da lì, ma sai cosa vuol dire? Una catena proprio di chiamate, telefonate. Purtroppo se n'è andata anche mia zia Laura, che ricordo molto, molto intimamente, perché è una persona con cui sono cresciuto nel paese, giovanissima, 66 anni, amici di mio padre, amici degli amici, amici che avevano dei nonni che purtroppo sono andati via, non avevano il tempo né le basi di andare a prenderli, stavano in cantina dei giorni, prima che andassero a prendere il cadavere. C'è stata un'ecatombe a Bergamo. Quindi mi sentivo anche in colpa, Stefano, una cosa stranissima, una dicotomia totale, di gioire perché avevo la forma d'amore diversa in casa, mio figlio, la prima volta, il primo figlio, quindi... È quella porticina che non conosci, che apri, 10.000 Cappelle Sistine che si... C'è qualcosa che non va? Vado avanti, perfetto, mi dicono di andare avanti. Dicevo che questa nuova forma d'amore, che era mio figlio Lorenzo, che questa porticina meravigliosa che si aprono 100 cappelle, e fuori telefonavo a mia madre 3-4 volte al giorno, ai miei fratelli. Sai Angelo, se n'è andato. Sai il fotografo Maria, se n'è andato. Sai l'assicuratore Polini, se n'è andato. Sai il cugino... Un'ecatombe. 6.000 morti, 18.000 contagiati in un paesino che è 120.000 abitanti. Io quindi ho vissuto una cosa stranissima, Stefano, che non ho mai vissuto in vita mia. Volevo gioire, ma mi sentivo un po' in colpa. E la mia gioia la tenevo dentro l'appartamento con Nina e Lorenzo, ma fuori c'era questa cosa di cui adesso ne possiamo parlare un po', perché la storia, quando la vivi, non... Ma allora, che ne sapevamo? Poteva andare avanti a Iosa, poteva mietere migliaia e centinaia di vittime in continuazione e non fermarsi. Non sapevamo se si fermasse in quel momento lì. Quindi è stato questo per me, e tutti i bergamaschi con il loro detto mola mia, che si sono messi lì, hanno fatto l'ospedale da campo con gli alpini, abbiamo raccimolato con il CESVI 1,5 milioni per poter aiutare tutto il Papa Giovanni XXIII, l'ospedale, eccetera. C'era gente che veniva dal sud, infermieri, medici, per aiutare Bergamo. Purtroppo nel negativo è stata la città più citata nel lockdown. E io ci faccio parte, io vivo a Bergamo. Sai cosa mi viene da domandarti alla luce di questo, no? Gli attori sono gli esseri umani che hanno la possibilità, la capacità di raccontare agli altri esseri umani, no? I misteri dell'esistenza, la vita, la morte. E voi lo fate con le parole dei drammaturghi, con le posizioni, con le visioni che creano i registi. Poi però ci sono dei momenti in cui improvvisamente la vita e la morte entrano prepotentemente dentro questa scatola magica che è il teatro, e mi viene da chiederti che cosa succede quando
queste due entità così forti entrano così potentemente, come è successo nella tua vita, con la nascita di tuo figlio e insieme tutta questa morte? Stefano, te lo dirò quando riprenderemo a far teatro. Perché con i nuovi DPCM, come tu sai benissimo, non sappiamo ancora quando riprenderemo, quando sarò su un palcoscenico. Io sono fermo dal 22 di febbraio, come tantissimi. I teatri sono chiusi. Però credo che, siccome devi portare molta vita e molto vissuto, io ci sono tantissime volte che sogno e sognerei di rinascere, ma non perché mi sento di aver sbagliato chissà quanto, ma per poter avere 20 anni e ricominciare tutto da capo, ma avere la saggezza del 54enne che sono adesso, anche se non so ancora niente. Però perché ti predispone una piramide di sicurezza e una iniezione di fiducia totale. Quindi questo ci sarà un qualcosa di più da parte nostra, perché noi parliamo dei sentimenti umani, noi non facciamo commercio, con tutto rispetto per il commercio, non vediamo scarpe, ma parliamo dei sentimenti umani. L'autore parte da lì, la genesi di tutto, e il recitare è per tornare. Io sento certe volte nella vita che si vive in continuazione, no? Che a volte ciao come stai, ma è proprio un blando ciao come stai, non è proprio un chiedere. Si corre talmente tanto sulla ruota del criceto e non si percepisce quello che ti sta accanto e si parla tanto per parlare. Mi sembra che a volte la nostra vita è in superficie. La profondità del teatro ti riporta dentro veramente la cosa più profonda dell'essere umano, perché ti fa ragionare, fai l'analisi del testo e lì sopra a volte sei più vero di quanto sei fuori. Questa cosa che hai detto è molto importante ed è molto vera. È verissimo. E mi viene da dirti che fra tanti drammi che ci sono c'è anche quello della condizione della donna. E il teatro se n'è sempre occupato in modo importante, no? L'ha fatto dalle antichità dei tempi, da quelle più insondabili, Aristofane che si immaginava le donne che scioperavano. Certo. Pensate, una delle prime autrici di testi durante il Medioevo fu una monaca, si chiamava Rosvita, e nella sua cella scriveva delle commedie rimettendo insieme pezzi di vecchi testi. Ve lo dico perché nel 1977 a Milano ha debuttato un testo che parlava in modo cattivo, in modo reale, in modo assolutamente fortissimo della condizione femminile. E noi stasera abbiamo un omaggio a quel testo, che è anche un omaggio ai suoi due straordinari interpreti e autori, cioè Dario Fo e Franca Rame. Geniale. Ecco qua, e grazie ad Alessio Boni di cuore per la grazie sua testimonianza. Grazie davvero.